una settimana dopo, Mia si prepara per il colloquio per essere l'assistente personale di Alaric. Alaric mi assumerà sul posto se indosso questo. Come può non farlo? Sembro così adorabile. Ok, sono pronta adesso. Una volta pronta, Mia va alla reception di Exodus Corporation. Buongiorno, avevo appuntamento per il colloquio. Sì, la signora Sì, Mia, sono la io. stavamo aspettando, è il suo turno, prego. Ok, coraggio, Mia. Oh, è un piacere conoscerla, signor Mickelson. Oh, ti prego, chiamami Alaric. Alaric scruta e fissa Mia, pensieroso, e lei si sente subito a disagio. Non so, mi sembra di averti già visto da qualche parte. Oh, beh, hai già dimenticato la tua armatura da cavaliere splendente? Ah, certo, adesso mi ricordo. Ecco, sembra che le tue parole d'addio fossero giuste. Eccoci, ci incontriamo di nuovo. Alaric le sorride e Mia diventa tutta rossa. Ok, ora Mia, parlami di te. Quindi io tutto quello che devi fare posso farlo in metà tempo e il mio occhio per i dettagli non ha uguali. Alaric ascolta e guarda Mia con apprezzamento. E proprio in quel momento un membro dello staff irrompe. Signore, i dettagli del progetto Watergate li ha un giornalista e minaccia di farli trapelare. Come? Sì, signore, Cosa? proprio così. Ma chi è questa giornalista? Signore, Becky Evans di Business Weekly. Il brevetto è ancora in attesa di licenza. Se lo fa trapelare, i dettagli potrebbero portare al furto di ciò che ci appartiene. Alaric si precipita fuori dalla stanza, lasciando Mia da sola. Becky Evans è stata l'unica a tormentare Alaric alla raccolta fondi. E secondo la mia esperienza, se qualcuno le ha fatto trapelare informazioni, deve essere qualcuno dell'azienda. Mia collega rapidamente il suo telefono al computer e installa un semplice software di hacking. Ottiene così la posta elettronica di Exodus. Ora, chi di voi dipendenti di Exodus è stato cattivo? Ah, Guard Owens, vicepresidente di Exodus Corporation, si è messo in contatto con Becky qualche giorno fa. Ed ecco qua. Nei social del vicepresidente c'è Becky insieme a lui. Mia ha appena finito di raccogliere prove quando Alaric torna con l'aria stressata. Mia, mi scuso, ma dovremmo continuare in seguito. Devo dire ad Alaric cosa ho trovato. Mi darà subito il lavoro se lo faccio. Ma devo trovare il modo giusto per farlo. Sì, certo, giusto. Vado. Comunque, non ho potuto fare a meno di sentire il nome Becky Evans. Sta uscendo con il tuo vicepresidente, giusto? Che cosa? Garth e Becky? Da quando? E come fai a saperlo tu? Mia mostra il telefono e la foto che ha trovato. Questo è scioccante. Dobbiamo avviare le indagini il prima possibile. Alaric fa una serie di chiamate e si sente sollevato quando ha finito. Non posso ringraziarti abbastanza, Mia. Hai salvato il nostro progetto più importante fino ad oggi. Oh beh no, sono solo felice di aver potuto fare qualcosa per aiutarti. Grazie davvero. Se vuoi, il lavoro è tuo, Mia. Che ne dici? Oh sì, non ti deluderò, prometto. Una settimana dopo, alla Exodus, Mia si concentra sul lavoro e arriva la recezionista. I delegati etiopi stanno arrivando, quindi è necessario prenotare un tavolo da pranzo. Al più presto, Mia. Che cosa? Ma è già ora di pranzo? Sì, poco preavviso in effetti. Mia si mette a cercare un ristorante online e ne trova uno abbastanza vicino. Chiama subito il ristorante, per miracolo riesce a prenotare dei posti e quindi, dopo aver fatto questo, va subito ad informare Alaric. Il tuo tavolo al Divin Etiopia ti sta aspettando. Wow, impressionante, Mia. Il preavviso è stato veramente poco. Come sei riuscita a farlo? Fa parte dei miei doveri avere tutto a posto per te, Stai Alaric. facendo davvero un ottimo lavoro, Mia. Qualche minuto dopo, Mia si trova al ristorante, ma scopre che non ha più il posto prenotato, è stato cancellato. Però riceve anche un messaggio nel telefono che dice: Ci penso io.
Infatti, qualche minuto dopo, viene informata che si è liberato un tavolo per loro. Mi chiedo chi sia il mio aiutante segreto, chi sarà? La sera, mentre Mia sta concludendo il suo lavoro, Alaric la raggiunge in ufficio. Mia, hai fatto davvero bene il tuo primo giorno. E ho sempre avuto il controllo, amo già questo lavoro. Mi piace quando sei sicura di te, è davvero impressionante. Si sta facendo tardi, posso accompagnarti a casa, Mia? Oh beh, sì, certo. Grazie, Alaric. Questa è una buona occasione per conoscerlo meglio, per la mia missione. Allora, Alaric, perché il tuo precedente assistente se n'è andato? Ha prenotato il ristorante sbagliato o qualcosa del genere? Diciamo solo che non era adatto. Alaric, per festeggiare il primo giorno di Mia, la porta in gelateria. Il mio regalo che gusto ha? Il mio appartamento non è lontano da qui. Posso camminare? Oh, lasciami camminare con te allora. Oh, ecco qua, sono arrivata. Grazie per aver camminato con me. Mi sono veramente divertita molto. Grazie, Alaric. Sono felice, Mia. Ti auguro una buona notte. Ho le farfalle nello stomaco che continuano a volare! E una volta entrata resta a bocca aperta. Ma le mie cose sono state spostate! È sottile la differenza, ma qualcuno è stato qui. Ma questo cos'è? C'è scritto... Dov'è il mio ringraziamento? È la stessa persona che mi ha scritto al ristorante. Ok, però è un amico o un nemico?